Pastore, comincio io? Bene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene. Voglio ringraziare il Presidente Macron per la sua visita di ieri e oggi a Roma. Questo trattato di cooperazione rafforzata che abbiamo firmato stamattina segna un momento storico nelle relazioni tra i nostri due Paesi. Francia e Italia consolidano ulteriormente la loro vicinanza, i loro legami diplomatici, commerciali, politici, culturali. Da oggi siamo ancora più vicini. Questo trattato è il risultato di un lungo e intenso negoziato. Devo rivolgere prima di tutto un profondo ringraziamento ai diplomatici italiani e francesi che hanno fatto questo splendido lavoro. E poi alle personalità politiche e istituzionali che hanno promosso questo accordo, primo fra tutti il Presidente della Repubblica, Mattarella, che voglio ringraziare. Noi, Italia e Francia, condividiamo molto più dei confini, la nostra storia, la nostra arte, le nostre economie, le nostre società si intrecciano da tempo. Le istituzioni che abbiamo l'onore di rappresentare si poggiano sugli stessi valori repubblicani, sul rispetto dei diritti umani e civili, sull'europeismo. Tra i nostri padri politici ci sono Jean Monnet, c'è Robert Schuman, c'è Altiero Spinelli, c'è Alcide De Gasperi. Da Stendhal a Umberto Eco, da Mastroianni a Belmondo, a Claudia Cardinale, siamo pieni di ricordi e riferimenti comuni. Ogni giorno questi rapporti si arricchiscono di nuove esperienze di formazione, di lavoro, di vita. Penso ai molti giovani studenti e ricercatori che partono per trascorrere un periodo, breve o lungo, nei nostri rispettivi paesi. E vorrei oggi anche ricordare in particolare Valeria Solesin, uccisa insieme a tanti cittadini francesi e di altre nazionalità nel vile attentato di Parigi di cui è caduto da poco il sesto anniversario. Come abbiamo detto anche ieri e come abbiamo discusso con il Presidente Macron e con i nostri ministri negli incontri, in questi mesi i rapporti tra i nostri paesi si sono ulteriormente intensificati. Mi riferisco all'impegno comune contro il terrorismo, passato e presente, che ha portato all'avvio delle procedure giudiziarie nei confronti di alcuni responsabili di gravissimi crimini, per cui ringrazio ancora il Presidente Macron. O a favore della stabilità in Libia, grazie anche alla Conferenza internazionale di Parigi di questo mese, che Italia e Francia hanno presieduto insieme alla Germania, alla Libia e alle Nazioni Unite. Siamo alleati nelle grandi sfide mondiali, dalla gestione della pandemia alla lotta al cambiamento climatico. Voglio ringraziare il Presidente Macron anche per l'appoggio che ha dato all'Italia durante lo svolgimento del G20. La Francia può contare sul pieno sostegno dell'Italia nell'imminente semestre di presidenza dell'Unione Europea. Il trattato nasce proprio dalla consapevolezza della profondità dei nostri legami. Rafforziamo la cooperazione tra i nostri due Stati, creiamo strumenti istituzionali per renderla più strutturale, valorizziamo al meglio le attività dei nostri cittadini e l'attività delle nostre imprese. Interveniamo nei settori cruciali per i nostri paesi,
dalla sicurezza alla giustizia, dalla ricerca all'industria. Proprio mentre stamattina firmavamo il trattato, si è concluso un accordo di cooperazione sullo spazio, in tema di spazio, tra l'Italia e la Francia. Anche quello è stato il frutto di un negoziato intenso che ha portato anche a questo risultato di successo. Abbiamo poi una serie di iniziative concrete, tra le quali voglio citarne solo alcune. Con questo trattato noi abbiamo una serie di iniziative concrete. Istituiamo un servizio civile italo-francese e creiamo un'unità operativa condivisa a sostegno delle forze dell'ordine. Per promuovere le relazioni tra regioni di confine, prevediamo un comitato di cooperazione transfrontaliera. In ambito migratorio, riconosciamo la necessità di una politica di gestione dei flussi ed asilo condivisa dall'Unione Europea, basata sui principi di responsabilità e solidarietà. Ci impegniamo a tutelare i nostri sistemi agricoli. Anche su questo abbiamo raggiunto una posizione comune. È un tema di estrema importanza per i nostri due paesi. E questo comune sostegno è motivato dal fatto che dobbiamo riconoscere le nostre unicità in campo agricolo, in campo alimentare. Diamo il via a nuove forme di cooperazione in ambito energetico e tecnologico, nella ricerca e nell'innovazione. Come dicevo prima, è di oggi la firma del Trattato di cooperazione sullo spazio. Stabiliamo poi un meccanismo per cui almeno una volta ogni trimestre un ministro italiano parteciperà a un consiglio dei ministri del governo francese e viceversa. Il senso più profondo di questo trattato è che la nostra sovranità, intesa come la nostra capacità di indirizzare il futuro come vogliamo noi, può rafforzarsi solo attraverso una gestione condivisa delle sfide comuni. Oltre a consolidare le nostre relazioni bilaterali, l'accordo vuole infatti favorire e accelerare il processo di integrazione europea. Penso al rilancio degli investimenti, soprattutto in ambiti strategici e innovativi, come i semiconduttori, alla transizione digitale ed energetica, alla costituzione di una vera difesa europea. Dobbiamo dotare l'Unione Europea di strumenti che siano compatibili con le nostre ambizioni e con le aspettative dei nostri cittadini. Il trattato che abbiamo firmato oggi segna l'inizio di questo percorso. Grazie. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie, Presidente del Consiglio, caro Mario Draghi. Signore e signori ministri, signore e signori gli ambasciatori, signore e signori, è per me un grande piacere essere a Roma oggi per la firma di questo trattato storico tra i nostri due paesi, che suggella in effetti l'amicizia profonda che ci unisce, e il Presidente del Consiglio ne ha appena ricordato i tratti salienti. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che hanno consentito tutto questo processo. Innanzitutto chi tra di voi dal settembre 2017 a Lione, durante un vertice italo-francese, mi ha interpellato per dirmi perché la Francia era meno vicina all'Italia perché non c'era l'equivalente del Trattato dell'Eliseo. Sembrava una domanda che attestava una distanza tra l'Italia e la Francia, a cui io ho risposto, ho detto ma così non abbiamo che fare un trattato del Quirinale. E poi a gennaio del 2018 a Roma con Paolo Gentiloni, a cui rendo omaggio perché in quel frangente ha davvero contribuito a lanciarne i lavori, abbiamo contribuito a
costruire un comitato dei saggi. E ringrazio coloro che da entrambi i versanti delle Alpi hanno fatto avanzare questo processo, sia a Celsereno sia sotto i temporali e le tempeste, a far avanzare questo processo. E poi vorrei ringraziare anche tutti gli onorevoli deputati che hanno contribuito a far avanzare il processo, e il presidente Mattarella, accanto al quale abbiamo firmato e che davvero ha potuto controllare tutto questo cammino. Ed eccoci, era quasi un'anomalia non avere questo trattato del Quirinale, perché, come è stato ricordato, tante cose ci uniscono: la nostra storia, la nostra cultura, i nostri artisti. Grazie di averne scandito un po' il pantheon artistico e letterario. Ecco, tra l'altro alcuni scoprirete che erano italiani, anche se li avevamo fatti nostri, ma tanta intimità nelle arti, nei periodi più difficili e sotto gli auspici di Leonardo da Vinci, che il presidente Mattarella è tornato in Francia. Ed eccoci qui a Villa Madama, anch'essa opera di grandi artisti che hanno lavorato in entrambi i paesi. Noi siamo in questa città che rappresenta sia per il destino dell'Europa tanto, abbiamo una visione dell'Europa più sovrana, più democratica, più protettiva. La Francia e l'Italia hanno tanto da fare insieme e tanto hanno fatto insieme, l'abbiamo fatto ancora recentemente, ci battiamo insieme contro il virus durante tutta la pandemia, rilanciando una politica di bilancio idonea per ottenere i vaccini. Ci siamo battuti per la Libia, come lei ha ricordato, Presidente. Testimoniamo tutte queste convergenze anche durante il G20, anche quello che avete presieduto in sede italiana. Questa comunità, questa comunanza di talenti, di destini, di culture, è stato sempre al centro, nel cuore della storia europea, ma è anche una comunanza di valori umani. Noi siamo entrambi paesi che hanno dato tanto al commercio, all'industria, siamo il secondo partner commerciale l'uno per l'altro, le nostre comunità di espatriati contano varie decine di migliaia di persone in ognuno dei nostri paesi, eredi di generazioni che le hanno precedute e che hanno profondamente radicato l'anima. Ogni anno i 319 licei in Italia preparano gli allievi alla maturità francese e 70 licei francesi li preparano alla maturità italiana. Questa amicizia viene da lontano, è profonda, e così sono le nostre relazioni. E questo trattato viene a suggellare un nuovo capitolo e consentirà di costruire su queste basi solide che lei ha evocato questa casa franco-italiana o italo-francese, in cui noi, i nostri ministri, le nostre aziende, i nostri intellettuali, i nostri diplomatici, i nostri successori, i nostri posteri potranno parlarsi liberamente. Questo capitolo storico che stiamo aprendo nelle nostre relazioni consentirà di creare un riflesso italo-francese tra i nostri popoli, le nostre economie, i nostri territori, e inserire risolutamente le nostre cooperazioni nella prospettiva della nostra ambizione comune per il progetto europeo, e ancora di più creando un ambito di cooperazione, di nuove forme di interazione e di cooperazione. Noi metteremo le nostre affinità al servizio del progetto europeo in modo ancora più risoluto e costruiremo un quadro, un ambito più sicuro, più resistente, che va a rafforzare
la nostra intimità già forza, la partecipazione comune al Consiglio dei Ministri che lei ha ricordato, un Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza che consente di articolare i nostri punti di vista comuni, un programma congiunto per l'innovazione tecnologica e per le nostre start-up, eccetera, eccetera. Quindi creeremo una visione geopolitica comune innanzitutto, e questo trattato, come i nostri scambi da tanti mesi a questa parte, ci consente di farlo, e noi condividiamo il progetto europeo ma anche le grandi questioni del mondo di cui abbiamo una stessa visione, e quindi potremo continuare a operare per una difesa europea più forte che contribuisce alla NATO e per risolvere i principali conflitti, in particolare la situazione libica. Abbiamo preso atto di varie cooperazioni rafforzate in termini di lotta contro le migrazioni clandestine illegali, per smantellare le reti e proteggere meglio, in particolare, i confini esterni dell'Europa, insieme con questi programmi di cooperazione. Per quanto riguarda l'aspetto economico e industriale, mentre i nostri ministri si riuniranno più regolarmente per fare il punto sulle iniziative intese a trarre il miglior profitto dalle nostre cooperazioni, vogliamo, insieme attraverso i grandi progetti di interesse europeo comuni, quindi idrogeno, cloud o spazio, e stamattina suggelliamo un accordo importante sullo spazio che va a dare un nuovo impulso a questa industria che è così importante per le nostre attività civili come militari, e chiarimenti nel campo dei lanciatori fino ai nuovi progetti. Quindi anche questa sarà una pagina importante della nostra cooperazione nello spazio. Lei ha ricordato giustamente anche l'aspetto dell'agricoltura. Anzi, dico che noi abbiamo un'azione comune in materia, una stessa visione delle cose. Abbiamo una visione forte, un modello pluralistico con delle aziende familiari, delle denominazioni DOC, DOP, che a volte sono minacciate, ma noi operiamo insieme perché non ci siano destabilizzazioni in materia. Difendiamo questo modello agricolo. Voi direste italiano, noi diremmo francese, profondamente franco-italiano e europeo, che non è quello della standardizzazione. E analogamente abbiamo preso atto della nostra volontà comune di avere una concorrenza aperta ma coerente anche in materia di politica commerciale, che tenga conto dell'esigenza climatica e del rispetto degli accordi di Parigi. Sul piano della cooperazione transfrontaliera, questo trattato consente in modo solenne di riconoscere il confine tra i nostri due paesi come luogo di interesse condiviso che deve essere oggetto di un'attenzione comune particolare, con sfide varie di salute, di infrastruttura, di protezione dell'ambiente, di migrazione, e la concertazione è già esemplare, ma lo sarà ancora di più grazie a questo trattato. Infine, questo trattato in realtà ci proietta verso il futuro e offre ai nostri giovani prospettive nuove. La creazione di un servizio civile comune italo-francese l'abbiamo lanciato con il presidente Mattarella da luglio scorso, cioè 150 giovani che potranno effettuare presto un volontariato incrociato tra Francia e Italia nel 2022, con un campus dei mestieri franco-italiano per sviluppare la mobilità, ma anche dei giovani artisti, un grand tour che consentirà delle residenze d'artista, di artisti comuni, e delle residenze europee in cui integreremo gli artisti di tutti i paesi europei che vorranno partecipare, e quindi rimaniamo fedeli a questa storia che ci lega. Vorrei citare ancora tanto di quanto figura nel trattato, ma non mi dilungherò perché il presidente Draghi ha dato già e detto tanto, e dicevamo che era un'emozione grande firmare questo trattato, e poi vedendo questi colori che si univano nel cielo e si cancellavano man mano insieme, diventavano quasi indistinti. E in fondo la firma di questo trattato, come tutto il lavoro che abbiamo svolto, mostra che anche quando abbiamo l'impressione che tutto ci lega, ci conosciamo così bene, potremmo perdere le abitudini, ecco che rinascono i malintesi, e li abbiamo vissuti recentemente. Noi abbiamo vissuto dei momenti difficili
e da entrambi i lati a volte abbiamo delle forze politiche, delle espressioni pubbliche di alcuni che vorrebbero talmente che le cose andassero male tra di noi, considerando che amare l'Italia significa dire che la Francia è la minaccia o il nemico e viceversa. Noi crediamo il contrario, ma crediamo che questa amicizia che viene da così lontano, pur essendo evidente, ci costringe a una disciplina dell'amicizia, quella di parlarsi spesso e di agire molto insieme. Montaigne, dopo aver scritto i saggi, è venuto nel vostro paese nel 1581 e diceva, e voglio finire applicando questa bella formula, definiamo cos'è l'amicizia tra di noi, perché lui, perché sono io. Questo trattato del Quirinale è un po' questo, perché è lui, perché sono io. Lo possiamo firmare solo noi, perché c'è una forma evidente, ineffabile, ma che diventa più esplicita. E la dobbiamo rendere ancora più forte, ed è questa l'amicizia fraterna che ci lega. Grazie Presidente, grazie per tutto quello che ci rimane da fare. Grazie. Prendiamo adesso alcune domande dalla stampa italiana e francese. Inizia la RAI, il TG1, Roberto Chinzari. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Con questo trattato che vediamo qui davanti si è creato e si è rafforzato un asse tra Italia e Francia, che insieme alla Germania sono il motore dell'Europa. Ecco, ma quali sono i primi obiettivi da chiedere, da ottenere in ambito di Unione Europea? E la même question pour toute évidence, c'est aussi pour le président Macron. Merci. I nostri obiettivi sono quelli dell'Unione Europea, sono la lotta al cambiamento climatico, sono la transizione ecologica fatta con giudizio e con rapidità. Sono la transizione digitale. Sono anche la ricerca di una sovranità europea. E sono gli stessi obiettivi dell'Unione Europea. Quello che questo trattato permette a noi di fare è di dotare l'Unione Europea di strumenti che la rendano più forte. Grazie. L'obiettivo che noi perseguiamo, risposta da parte mia, l'obiettivo che perseguiamo è questo, è il momento in cui che stiamo vivendo, in cui lottiamo ancora contro il virus e dobbiamo accelerare ancora nel prepararci alle nuove sfide, la sfida climatica, digitale, geopolitica e migratoria, comporta che l'Europa sia più forte e più sovrana, vale a dire un'Europa in grado di produrre di più, ma anche di produrre in modo decarbonizzato, un'Europa che sviluppi nuove soluzioni tecnologiche e crei i propri campioni del digitale per imporre le proprie scelte, non dipendere da altre potenze e altri attori, un'Europa che sa proteggere i propri territori e confini e intervenire in paesi vicini, anche se alleati e partner, un'Europa che sa difendersi da sé, che si tratti dei temi industriali, climatici, tecnologici o militari. Significa costruire una maggiore indipendenza in modo coerente con le sfide di domani. E ciò che stiamo costruendo nella relazione italo-francese è ciò che difendiamo insieme all'Europa, che sarà al centro della presidenza francese dell'Unione Europea. Alison Tassin, TF1, LCI. Alison Tassin, LCI, TF1.
Signori Presidenti, buongiorno. Per riprendere la domanda del collega, siamo nell'epoca post-Merkel, si pone la domanda delle alleanze. È ciò che siete venuti a cercare qui con questa nuova partnership con l'Italia e potreste incarnare questa nuova leadership del post-Merkel e su un altro tema europeo che sembra trasformarsi in un confronto personale con la Gran Bretagna sui migranti. Cosa risponde a Boris Johnson che propone pubblicamente un ritorno dei clandestini che attraversano la Manica dopo le parole, le riunioni annullate qua e là? Non è giunto l'ora di agire contro la Gran Bretagna? Grazie. Innanzitutto la cancelliera Merkel è ancora responsabile oggi, ci siamo sentiti questa mattina per parlare di virus e delle decisioni coordinate che prendiamo con l'Italia, la Germania, la Commissione europea per la tutela dei nostri territori di fronte ai nuovi, alle nuove varianti. Ha troppo rispetto, troppa amicizia per riprendere le formule da lei impiegate. Sapete, in Francia siamo ossessionati, diciamo che quando le cose diventano complicate con la Germania ci rivolgiamo all'Italia, guardiamo all'Italia, non funziona mai, non è questo il senso della vera amicizia che c'è fra di noi, sono amicizie complementari, diverse ed come nel caso dell'Italia, la sua amicizia con la Germania, la sua amicizia con la Germania, non cerchiamo sostituti. L'Unione Europea è un progetto politico non egemonico e lo dico con molta forza e convinzione, è proprio la condizione perché esista. La cancelliera Merkel non ha dominato in Europa per vari anni, tutte le decisioni che abbiamo preso l'anno scorso erano decisioni che non erano al centro del progetto tedesco, che non erano spiegate dalla Germania, ma quale dirigente della Germania ha avuto il pragmatismo, l'intelligenza di condividere posizioni che inizialmente non erano sue e costruire accordi. Questa è Europa e io non sono ossessionato da leadership, non funziona così, per me occorre proporre, avere idee. Credo che è ciò che facciamo da sempre, già da settembre del 2017 con la Sorbona, continuiamo, andiamo avanti e bisogna costruire degli accordi in 27. Non dobbiamo cercare nelle amicizie che costruiamo da un lato o l'altro delle Alpi un sostituto delle amicizie che consolidiamo su una sponda all'altra del Reno, sono amicizie che si completano, si rafforzano e vogliamo lavorare insieme. E poi ho parlato delle Alpi, del Reno, lei mi invita a parlare della Manica. Ciò che è accaduto negli ultimi giorni è troppo grave sul piano umano per cedere a qualsiasi forma di facilità. La Francia, come sapete, da lungo tempo si assume le proprie responsabilità in materia migratoria. Ricordo la vicenda Sangatte, ancora prima che il presidente Sarkozy firmasse gli accordi del Touquet, che ancora sono in vigore oggi nella relazione bilaterale in materia di questioni migratorie. Se questa questione fosse semplice, già sarebbe stata risolta diversamente. Non lo è. E la Francia, oggi, per queste donne, questi uomini che lasciano la miseria del proprio paese e cercano di raggiungere il territorio britannico, è un paese di transito, uomini e donne che non vogliono rimanere in Francia, vogliono attraversare la Manica. La risposta risiede in una cooperazione seria volta a prevenire questi movimenti, smantellare le reti di trafficanti e evitare che queste donne, questi uomini arrivino sul nostro territorio, perché è già troppo tardi quando ci sono. Ho discusso qualche giorno fa col primo ministro Johnson in modo serio, intendo continuare ad applicare ciò che porta avanti con tutti i paesi e tutti i dirigenti e sono stupito dal metodo quando questo non è serio, non si comunica da un dirigente a un altro su queste questioni via tweet, non siamo whistleblowers, i ministri lavoreranno seriamente per risolvere una questione seria con persone serie ed è per questo che già domenica il ministro Darmanin riunirà gli omologhi dell'Unione Europea, della Commissione, per lavorare su questi temi. Vedremo poi con i britannici come agire in modo efficace se decidono di essere seri.
Prendiamo ora una domanda da Anaïs Ginori, La Repubblica. Signor Presidente, Monsieur le Président, come questo accordo bilaterale può concretamente far avanzare l'Europa su due priorità? Il patto di stabilità e la difesa comune. Sulla riforma del patto di stabilità siete fiduciosi che le regole possano essere riscritte entro il 2022 e che la ripresa continuerà e non ci sarà un rimbalzo della pandemia come sembra con la nuova variante? E sulla difesa europea, come può svilupparsi la difesa che voi volete costruire anche insieme nella minaccia di nuovi conflitti come in Ucraina? Grazie. Vorrei tornare un momento su una cosa che ho detto durante le parole introduttive. Cercare la sovranità europea significa voler disegnare il proprio futuro come lo vogliamo noi europei. Non ce lo vogliamo far disegnare da altri. Per far questo significa sovranità europea. Per essere sovrani occorre che l'Europa sappia proteggersi, sappia difendere i propri confini. Bisogna creare una vera difesa europea. Ora, questo trattato aiuta la costruzione di questa difesa europea, che naturalmente è complementare alla NATO, non è sostitutiva. Un'Europa più forte fa la NATO più forte. Questo è uno dei primi e però fondamentali passi verso cui è diretto questo trattato. Come il presidente Macron diceva prima, dobbiamo imparare la disciplina dell'amicizia. In questo campo è particolarmente importante consultarsi e, quando possibile, agire insieme. Per quanto riguarda le regole di bilancio, ho detto più volte che le regole che erano in vigore fino a prima della pandemia già allora non erano sufficienti, avevano dimostrato la loro insufficienza durante tutto il periodo da quando è cominciata la crisi finanziaria. Erano regole procicliche che per certi aspetti aggravavano il problema invece di aiutare i paesi a risolverlo. Quindi una loro revisione era necessaria. Oggi questa revisione è inevitabile, non solo per gli altissimi costi che la pandemia ha prodotto, costi di bilancio, costi sociali, e soprattutto il messaggio che senza un forte sostegno dello Stato non saremmo passati attraverso la pandemia, non ce l'avremmo fatta. Ma anche in futuro l'Unione Europea si propone obiettivi di lotta al cambiamento climatico, di transizione ecologica, di transizione digitale, di nuove tecnologie, di investimenti giganteschi nei semiconduttori. Quindi le nuove regole devono riflettere un passato che bisogna correggere e un futuro che bisogna disegnare. Tutto questo va fatto con l'Unione Europea, ma è importante che i paesi si dotino di strumenti che li rendano più forti in questa discussione che la Commissione ha appena avviato. Ed è in questo modo che Italia e Francia pensano di procedere. Grazie. Dernière question de Anne Bourse, France Télévisions. Ultima domanda di Anne Bourse, France Télévisions. Signor Presidente, appuntamento alle ore 11 con Papa. Ieri ha dichiarato che è qui per evitare lo sviluppo dei nazionalismi, grazie anche alla gestione dei confini, ma non è questa la missione del Papa. Allora forse non andrebbe ascoltato di più il Papa che sostiene l'accoglienza, e questo è il secondo incontro col Papa. Jean Castex era al Vaticano poche settimane fa, a pochi mesi dalla presidenziale. Cosa viene a cercare in Vaticano? Sur la question des migrations. Sul tema delle migrazioni, credo che l'Italia come la Francia facciano
la propria parte, l'Italia come paese di prima accoglienza e la Francia come uno dei primi paesi in cui si svolgono i cosiddetti movimenti secondari. Non è un bel termine, ma è una realtà, e ogni giorno accogliamo, diamo riparo in modo incondizionato. Lo ricordo, la Francia ha deciso l'anno scorso di stanziare il maggiore investimento in termini di accoglienza, di emergenza per uomini e donne che fuggono miseria, difficoltà climatiche e politiche, e ha stanziato varie decine di miliardi di euro. Sappiamo cosa dobbiamo fare, siamo degli stati sovrani con dei cittadini, e è necessario mantenere l'accoglienza e la tradizione di accoglienza politica, che è parte integrante dei valori dell'Europa, l'asilo costituzionale, proteggere i combattenti delle libertà, le donne e gli uomini che rischiano i propri paesi, date le proprie lotte, ciò che sono. Questo è qualcosa di indiscutibile, che non va messo in discussione. Ci saranno sempre migrazioni economiche che sono una realtà nei nostri paesi. Poi è evidente che uomini e donne che entrano in modo irregolare sui nostri territori, dobbiamo poterne esaminare la regolarità e poterli riportare nel proprio paese d'origine e evitare questi movimenti, poiché altrimenti il modello sociale europeo non è compatibile in un mondo aperto con ciò. Saranno sempre più numerosi coloro che verranno, perché il nostro modello è migliore rispetto a molti paesi dell'Africa, del Medio o del Medio Oriente. Quindi bisogna essere lucidi, e questo è parte integrante di uno Stato aperto, con dei valori, che fa la sua parte. Quindi sono necessarie politiche di cooperazione con i paesi di origine e di transito per evitare questi movimenti e offrire opportunità politiche, soprattutto ai giovani, economiche. In questi paesi dobbiamo lottare ai confini per lottare contro questi traffici, queste reti che organizzano questi movimenti clandestini. Dobbiamo accogliere e integrare coloro che entrano sul territorio e hanno vocazione a rimanerci. Dobbiamo poter ricondurre nel proprio paese d'origine coloro che hanno vocazione a rimanere sui nostri territori. Questo deve avvenire in modo umano, ma anche con delle regole, perché non è vero che si può essere umani senza regole, ed è ciò che nutre i nazionalismi e l'impossibilità di fare e di accogliere correttamente. I nostri due paesi, l'Italia come la Francia, fanno tutto ciò che è in loro potere, e abbiamo insieme la volontà di meglio organizzare la prevenzione di questi movimenti, ed è una discussione che avrò e che ho già avuto con il Papa Francesco, un uomo molto lucido, attento ai problemi del mondo, col quale ci siamo sempre confrontati in modo molto profondo, in quanto si tratta della vita di donne e di uomini. E poi per il resto discutere col Papa, confrontarsi su varie tematiche internazionali, qualcosa di estremamente importante. Parleremo della questione dei vaccini, su cui è fortemente impegnato e attento affinché i paesi più poveri abbiano accesso ai vaccini, posizione che difende la Francia come l'Europa, e che abbiamo avviato in primavera con ATTA. Parleremo di questioni climatiche, del Libano, di altri paesi che ci stanno a cuore. Il ruolo della Francia, dell'Europa è importante, ma la voce del Papa è ascoltata, e di tutto ciò che sono venuto a discutere va fatto in un momento utile. Questo è un momento utile, e dirò tutto questo, anche tutto ciò che ora non vi dico. Grazie. Merci beaucoup.